Ciao a tutti e buon weekend! Oggi è venerdì e cosa c'è di meglio di preparare poi per il fine settimana delle belle frittelle? Oggi prepariamo insieme le frittelle di cavolfiore e acciughe. Sono un ottimo antipastino da gustare insieme magari a degli affettati e due bollicine. Ok? Adesso vi dico gli ingredienti e le prepariamo insieme. Per le mie frittelle di cavolfiore occorrono un chilo di cavolfiore per 6-8 persone, un uovo, sale e pepe, 10 g di lievito di birra, un mezzo chilo di farina all'incirca tra i 400 e i 500 e la stessa cosa va per l'acqua che deve essere frizzante e fredda. Poi vi regolate in base alla consistenza. Poi servono 7-8 acciughe e dell'olio, l'olio di semi per friggere. Ok? Come prima cosa prendiamo il cavolfiore che vedete io l'ho già lavato e diviso in cimette e lo andiamo a bollire in acqua salata. Abbondante. Ecco qua. Fatto questo ci occupiamo della nostra pastella. Allora qui c'è la farina, il lievito lo vedete, lo andiamo a sbriciolare leggermente così, poi mettiamo l'uovo, un po' di pepe, una pastella un po' particolare, un goccettino di sale e iniziamo a mettere l'acqua. Poi taglieremo anche le nostre acciughette. Acqua frizzante. Mettiamola piano piano, così mischiamo, che deve essere una pastella né troppo densa e né troppo liquida. Dobbiamo raggiungere la consistenza giusta. Ecco fatto. Questa è la consistenza che deve avere la pastella, vedete, né troppo liquida e né troppo densa. Adesso andiamo a tritare finemente le acciughe e le andiamo a mettere dentro. Le acciughe sono belle tritate, adesso le vado a incorporare così. Le andiamo a mischiare per bene e poi la nostra pastella va messa in frigorifero a riposare per almeno un'oretta. Nel frattempo spegniamo anche il cavolfiore che è pronto e lo facciamo raffreddare. È passata un'oretta, ho tirato fuori la pastella e adesso vado a prendere il nostro cavolfiore e lo vado a mettere dentro così. Poi lo schiacciamo per bene così con una forchetta, facciamo così con tutto il cavolfiore e lasciamo riposare ancora una mezz'oretta. Adesso prendo un po' di composto, una cucchiaiata alla volta, e la metto dentro. Qua le mie buonissime frittelle con il cavolfiore e le acciughe sono pronte, sono belle profumate, morbide e croccanti. Mi raccomando, il sale va messo sempre alla fine perché sennò la pastella tende a diventare molle, va bene? Se questa ricetta vi è piaciuta, like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella così riceverete tutte le notifiche per fare queste ricette insieme, per vederle, ok? Ci vediamo venerdì prossimo con nuove ricette. Ciao a tutti!